Ciao a tutti ragazzi, mio nome è Agromoderni, siamo qua in questo nuovissimo episodio di Minecraft Agricolo. In questo episodio ci occuperemo della parte magari un po' più interessante per alcuni di voi, cioè l'automatizzazione vera e propria, l'utilizzo di strumenti un po' più complicati e di redstone per fare il meccanismo che con un solo click su una leva ci faccia partire l'acqua e ci raccolga tutto il grano. Allora, abbiamo bisogno di 17 pistoni come prima cosa. Ora, i pistoni ci bastano quelli standard, si fanno con questo e questo, con la redstone e il ferro, tanta cobblestone e tanto legno. Ora, legno non è un problema, cobblestone neanche, per fortuna. Dovrò andare di nuovo a rifarne perché in realtà ce ne servirà ancora, però non è ancora un problema. Quindi direi che mettiamo, allora, prima di tutto redstone mi pare sotto, pistone qui. Dopodiché, tac, 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 16, quindi ce ne serve ancora 1, 17, perfetto. E no, che brutto. Aspettate, così lo ricompongo bene. Tac, tac, a posto. Ora, devo fare un po' più di legno. Perfetto. Ora, mettiamo di nuovo 6, 17, mi ero dimenticato del legno. Allora, tac, tac. E tac, poi dopodiché redstone è qui, iron, e molti di voi mi chiedono perché ci gioco a Minecraft in inglese, ma semplicemente perché sono stato abituato così dagli youtuber che seguivo gli anni scorsi e quando ci giocavo una volta, quindi avendo questa abitudine mi è molto più facile fare così. Inoltre, per chi mi segue, vi consiglio davvero tanto di seguire i video degli youtuber che magari in italiano giocano Minecraft in inglese, perché non sembra, ma è un apprendimento di vocabolario inglese non indifferente, perché in Minecraft ci sono tante cose di utilizzo comune e che poi magari durante le interrogazioni di inglese potete utilizzare, una cosa davvero carina. Ho aggiornato la 1.9.4, quindi non ho ancora la Optifine nuova e non mi unisce ancora le texture. Spero che arrivi presto. Ora, questi ce li abbiamo. Ci servirà della pietra rossa che ci abbiamo, ok. Stone, ce l'abbiamo qua. Poca, mettiamo a cuocere. Ah no, ce l'abbiamo qua, perfetto. Ora, dobbiamo fare un po' di... Adesso, legno, dov'è? Qua, ok. Così, bastoncini per farci delle torce di redstone, direi di farne 8. Poi il resto ce li portiamo dietro per sicurezza, ma probabilmente non li utilizzeremo. Voglio farmi, ok, 3 repeater che si fanno così, se non sbaglio. Infatti ho cannato, com'è che si fanno? Così ci va anche la redstone in mezzo? Sì, ok. 3, perfetto. La stone ce la portiamo dietro per sicurezza. Devo liberarmi un po' l'inventario, quindi poso un bel po' di legno. Tac, 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 mi porto ancora un po' di questo qua non lavorato. Semi non so neanche perché ce li ho dietro, ma ce li portiamo lo stesso. E spruce, no, decisamente no, questi non ci servono, i sapling, neanche il poppy, neanche questo qua. Cos'è il dandelion, se non sbaglio si chiama. Questo è di mob, quindi va a finire qua su. Legno lo mettiamo qua. E direi che possiamo andare. Ora, stavo pensando... Allora, i pistoni ci sono, la redstone lo facciamo noi, ci serve una leva, ce la possiamo fare laggiù. E ci servirebbero gli hopper. Gli hopper sono molto molto costosi per quanto riguarda sia legno che soprattutto ferro. Vediamo se mi ricordo come che si fanno. Spruce ci servirà quantità, perché dobbiamo fare... Allora, dobbiamo fare 17 ceste, più per adesso una, quindi 18 ceste, 18 per 8, 6, 4, 144, 144 diviso 4 fa esatto molto, non ho voglia di contare ragazzi. Allora, facciamo... quante dobbiamo farcene? No, più di 17. Dobbiamo farci 18 ceste. Quindi tac, 18 ceste, perfetto. Perfetto.
Allora, una lasciamo qua, 17 ce le mettiamo qui, vediamo un attimo com'è che si faceva, era così. Oh mio Dio, quanto ferro ci sprecheremo. Mamma mia. Speriamo ne valga la pena. Oh, sì, ok, è giusto. Perfetto. Ora, andiamo laggiù. Mamma mia, ragazzi. In teoria è un investimento molto grosso di risorse che però ci ripagherà, eh. Poi avevamo tanto ferro di cui non ce ne facciamo molto, quindi diciamo la verità. Allora, io inizierei da quel fondo, piazziamo gli hopper. Gli hopper sono degli imbuti. Dobbiamo piazzarli? Beh, così va anche bene. Sì, può andare bene. O forse meglio dell'altra. No, meglio di qua, perché se ci espanderemo ci espanderemo in là, quindi va meglio così. Ok. No. Adesso, ok. Tac, tac. Questi qua, come vedete, sono imbuti. In pratica, io cliccando su quello che c'è prima, cioè davanti, gli sto dicendo che deve buttare di là. Adesso vi faccio vedere. Prima di piazzare questo, allora guardate. Se io faccio così, l'imbuto ha un buco che fa così. Se io invece, per esempio, non al buco, al getto che finisce lì. Se invece faccio così, lui punterà verso il basso. Quindi a noi serve che buttino tutti di là. Ma ho cannato il calcolo, perché ce ne serve uno in più. Oh mio Dio. Cosa ho sbagliato? Ah, non ho contato questo. Non ho contato questo qua. Vabbè, dopo lo vado a fare. Perfetto. Allora, adesso andiamo. Beh, a parte che potrei anche fare... No, niente. Cacata. Idea brutta. Ora. No. No, sarà bruttissimo piazzarle adesso. Allora ci conviene fare già un... No. Vabbè, facciamo con gli stone bricks, che sono carini da vedere. Tanto ce l'abbiamo già fatta. Spero che ci basti. Allora, tac, tac. Un bel contrasto, secondo me. Ancora? Ok, perfetto. Qui. Ora. Dov'è? Saliamo un attimo così. Tac. Ora. Se piazzo così... No. Devo andare più sotto? Ma no, dai, davvero? Sei serio? Sei serio sul serio? Serio serio? Che palle. Allora, dobbiamo togliere un attimo questo livello qua. Che rizzapperemo dopo. Perfetto. Allora, adesso ci mettiamo qua e facciamo così. Perché il solito discorso come quello dell'hopper che abbiamo detto prima. Cioè il fatto che in base a dove clicchiamo, poi lui si gira di conseguenza. Ops. Ok. Ho sbagliato i calcoli anche di qua. Mamma mia. Faccio proprio cagare. Allora, adesso... qua possiamo ripermetterci di metterci di nuovo della terra e rizzappare. Poi torniamo laggiù così... vediamo di prendere le cose mancanti. Anzi, no. Facciamo che magari... Vediamo di fare già l'impianto di redstone, così possiamo vedere se tutto funziona. Ok. Ora. Il mio dilemma è... se io ti piazzo della redstone. Tipo... Ora così. Tac, 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 tac. Ti piazzo della redstone. Ti tolgo questo. E adesso faccio una torcia per fare l'impulso. No, non serve questo, serve... Ecco, meno male che c'è. Tac. Ora. Se io... Vabbè. Do impulso così. No, non va. Così. Ok, se faccio così funziona. Perfetto. Allora, adesso dobbiamo risalire. Piazzo un attimo questo. Tac. L'impulso, per quanto ci riguarda, non arriverà da qua, da questa parte qua, ma pensavo di farlo arrivare da là. Ah no, niente, niente, idea sbagliata. Come al solito, facciamo partire per adesso da qua e poi vedremo. Allora,
Andiamo un attimo fino a dove si propaga il segnale. Qui c'è ancora. Qui vedete che sta morendo, vedete la gradazione, lì è molto acceso e mano a mano scende. Questo perché c'è un numero di blocchi massimo che può portare la redstone come a livello di segnale. Quindi mettiamo un repeater che ha la funzione di ripetere il segnale. E ok. Ora, ma qua abbiamo dei... Ma vedi che scemo. Non è che li avevo dimenticati, addirittura ne avevo fatto uno in più. Ma tu guarda. Allora, adesso li metto qua, tac, e faccio così. Ora prendiamo la terra, tac, qui, perfetto. Ora zappa, voilà. Ora facciamo che fare un doppio invertitore. Per cui mi prendo un attimo delle torce di redstone, qui è sempre acceso, e qui mi metto, in teoria vediamo, dovrebbe funzionare. Dov'è la leva? Leva la lava. Dove sta la leva? Sono ciccato io o... Non mi dire che l'ha buttata giù. No, ti prego. Vediamo se hanno già raccolto qualcosa. Ah, ma la leva ce l'avevo qua, ma che scemo. Probabilmente nei commenti molti di voi staranno dicendo: cazzo agro, dai, dai una svegliata. È lì, su. Ok, vedete, così. Non funziona. Tac, in teoria tu dovresti chiuderti. Perché non ho... Si è buggato. Ah, ok, ho capito. Andrebbe fatto un blocco più in là questo discorso qua. Quindi per adesso faremo quello che potrebbe anche essere carino dal punto di vista estetico, ma voi sapete, voi che avete visto la puntata sapete che è tutto un discorso di ok, di redstone e di circuiti. Ora prendiamo un attimo la leva e mettiamo qua. Ora così è chiuso, quando io clicco lui parte. Ora lo richiudiamo. Anzi, lo riapriamo così e sblocchiamo tutti gli altri, così vediamo se funzionano anche gli altri. Ho pochi utilizzi sul coso. Voilà. E così possiamo anche andare a controllare che funzioni il raccoglimento al fondo, perché in teoria tutti questi pezzi di cobblestone li porta giù. Ora andiamo di qua. Perfetto, come vedete qua sono tutti aperti, mi sembra. Sì, sono tutti aperti, l'acqua sta arrivando dappertutto. Se io arrivo qua, clicco, lui si chiude, stoppa qua e mano a mano l'acqua va a smettere, stadio per stadio, di esserci. Ora andiamo qua al fondo e possiamo andare qua e vedere che tutta la cobblestone è stata portata qua. Questo perché gli imbuti, per esempio, se io metto qualcosa qua, voilà, lui me li prende e ognuno passa il suo vicino a sinistra fino ad arrivare qua giù. Ha una velocità relativa, ma noi chi se ne frega. Voilà, perfetto. Allora direi che per questo episodio è tutto. Io adesso vedo di... ecco, lì ci sono i piccoli problemini ogni tanto. Ok, devo pensare di un modo per risolvere questa cosa. Comunque, per questo episodio è tutto. Io vedo di recuperare ancora questo sistema qua, anzi questo sistema, questo imbuto qua, e poi dopodiché vedo di seminare tutto e noi ci vediamo nella prossima puntata in cui lo vedremo finalmente in azione. E niente, quindi come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, facciamelo sapere appunto. No, il creeper no! Ma Dio. Cioè uno si ferma per fare le... Perché i miei finali devono essere sempre così? Perché? Perché? Ma me lo dite? Cioè io cosa ho fatto di male? Non ho fatto nulla di male? Vabbè.
Vabbè ragazzi, io finisco di sistemare. Ci vediamo nel prossimo video.